Allora, ciao a tutti ragazzi, siamo in compagnia di Elisa De Micheli di Crane Creation. Ciao Elisa. Ciao a tutti. Vedo che sei già provata un po' con la voce da questa Lucca, ma come sta andando? Anche voi, come tanti altri, avete un sacco di novità che portate qui. Abbiamo una mela alle nostre spalle che sta spuntando. Sì, esatto, siamo molto contenti di come sta andando qua Lucca, i tavoli sono sempre pieni e le persone sono molto contente di giocare alle novità che abbiamo portato qui in fiera. La mela, appunto, come tu dicevi, è la mela di Newton, per cui siamo fuori con questo nuovo gioco che è un Euro Medium Game, che è un po' l'erede in un certo modo di Lorenzo il Magnifico, e proseguiremo su questa scia, possiamo già dirvelo, dei personaggi celebri. Oltre a Newton abbiamo come novità in arrivo Walls of York, le mura di York qui in Italia, che arriverà ed è un gioco facile, semplice, veloce di costruzione, che poi avremo modo di raccontarvi meglio. Abbiamo due pocket games che sono Pank e Jungle Race. Pank è un gioco di dadi molto veloce, Yahtzee può essere un'idea per spiegarvelo in due parole, e Jungle Race, che è una divertente invece corsa di animali nella giungla. Perfetto, senti, tra l'altro giochi che, diciamolo, Newton, Walls of York sono anche andati molto bene a Essen, che c'è stata recentemente, quindi è anche bello vedere che gli italiani trionfano all'estero, insomma. Sì, siamo molto soddisfatti e la voce diciamo che è anche un'eredità di Essen, perché quest'anno è stato proprio un turbine unico. Poi tra l'altro sempre qui avete in prova un gioco che sta già riscuotendo tantissimo successo su Kickstarter, è ancora in campagna, quindi chi lo sta provando qua può anche finanziarlo, ha ancora tempo per finanziarlo, e parliamo di Barrage. Barrage è un progetto di cui siamo veramente molto molto contenti, è un gioco in cui crediamo molto, un gioco solido, molto testato, per cui abbiamo scelto la strada del Kickstarter per cercare di dargli una veste sicuramente ancora più importante e anche dei componenti che fossero all'altezza del gioco. E sì, appunto, abbiamo la possibilità di giocarlo qui in fiera, è disponibile già anche su Tabletopia, per cui ne approfitto per dirlo, chi lo volesse provare tramite Steam e Tabletopia, la possibilità di giocare il gioco finito con già la grafica che sarà quasi quella definitiva, e siamo molto contenti, fino al 14 di novembre siamo ancora in Kickstarter, avete tempo. Bene, quindi seguiremo anche noi la campagna, vi facciamo un grosso in bocca al lupo. Crepi, crepi. E noi ci vediamo alla prossima. Grazie mille, ciao a tutti.